Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 18. Allora ragazzi, ce l'avevamo lasciati qua. Primo gennaio è iniziato, vabbè, chiaramente il mese e di conseguenza il calcio mercato invernale. E niente, prima di iniziare questa partita qua, volevo dire, vabbè, intanto faccio la classifica che non avessi vista. Mentre guardate questa, vi dico anche che, come già dissi in precedenza nel finale dello scorso video, anche se inizia il calciomercato, e anche se a me piace il calciomercato, insomma, tutte le osse, eventuali acquisti, bla bla bla, mi sa che sarà molto molto deludente, se non addirittura quasi inesistente. Perché veramente non c'ho una lira, detto papà la fa male. E quindi, boh, non so come potrà andare, ecco, e cosa potremo fare più che altro. Quindi vedremo, intanto giochiamo, meno male, diciamo abbiamo una squadra che tutto sommato, sia quando la usi per giocare, quando simulo, bene o male, alla fine se la gioca sempre, e anzi, vorremmo mentalmente addirittura siamo primi, quindi va più che bene, però magari breve prende qualcuno di importante, nel senso che una regione possa crescere, boh. Credo che purtroppo in questo calciomercato io non posso farlo. Però vedremo un po'. Iniziato ora e poi succede tutto alla fine. Nel senso che posso vendere anche uno a 2 miliardi per di impossibile. E poi magari riesco a prenderci dei giocatori o un giocatore valido, ecco. Comunque, boh, schiocco, mi sono fatto anche male perché me la sono andata addosso la botta. Comunque, siamo arrivati a. Cioè, siamo qui, diciamo, nel pre-partita. E cosa ho fatto? Ecco, no, se ci tengo a dire. A parte, vabbè, ho sostituito, messo Gu in panchina perché è stanco. 80 partite in 2 settimane, vabbè. Siccome ho venduto i due difensori centrali che avevamo, automaticamente qualcuno ha dovuto sostituirli. Allora, ho fatto questo. Bino Williams, cavolo, di metterlo terzino destro, anche se è terzino sinistro, lo schiocco centrale. Torna Wise Man, boh. Sulla destra e niente, poi lui anche se in terzino sinistro, boh, ho deciso di metterlo lì. A meno che, no, va bene, forse lui, no, va bene così, dai, lasciamoci lui. E, boh, giochiamo con i terzini centrali. Attenzione, mamma mia, Aguilar, salva subito il risultato perché secondo me andava in porta, male, finita l'azione. Brava Aguilar. Bella palla, vai Ocredi, vai Ocredi, vai Ciccio Credi, vai Ciccio Credi, tira! No! Troppo angolata! Vai Mitchell! Qualcuno nel mezzo! Ocredi! Sempre lui! 1-0! La sblocca così, di testa! Attenzione! Aguilar non perfetto, ma impedisce comunque il gol di loro, buono. Di contropiede subito. Attenzione! E buttala dentro! No! Peccato, boia. Potevamo veramente sfruttare meglio queste occasioni. No! 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 Tanto lo sapevo, non mi riusciva a uscire di lì. Porca miseria! Non mi riusciva a uscire. Tanto lo sapevo andare a prendere il gol. Ah, 1-1, iniziamo male verso il secondo tempo, Mamma mia, Aguilar vola, meno male. Non so se veramente sto pallone sarebbe finito in porta, Quindi ha fatto una buona parata, un buon intervento. Oh! 2-1 addirittura. Dai, de. Attenzione, via, chiuso. Iniziamo male questo video. Comunque, veramente, sembra che me la siamo fatta tanto. Quando dicevo dei discorsi di difensori, che dopo tutto sommato, anzi il calciomercato, cioè tutto sommato, vabbè, abbiamo una squadra che però si è comportata bene, bla bla bla, poi prendi via 3-1, si perde così. Ai ai. Seconda partita, giochiamo sempre in trasferta, però stavolta regola è passato un po' di tempo, del tempo che spero abbia fatto recuperare qualcosa a determinati, soprattutto i giocatori, sì, più o meno sì. E niente, iniziamo. Speriamo che possa andare meglio. Comunque non è arrivato niente, a livello di offerti di mercato. Finché mi arriva qualcosa io
difficilmente posso sbloccare questa situazione lì. Attenzione, no, ragazzi, 1-0. Ma cos'è? Oh, Maremma, Anedi. Ora perché sono stati via due giocatori che alla fine lì non è che fossero chissà cosa. Sì, erano più forti, erano del loro ruolo, ma dì. Ora che sono stati via loro due, in difesa se ne fa veramente ridere. Se questo battere gol per ora in due partite. Mamma mia, che pure ne fanno un altro. Vai, Ugu. Oh, via, 1-1, meno male. Via, riequilibriamo la partita. No, no, no. Meno male, alta. O l'ha presa il portiere. No, alta. O credi? 2-1. La bella è presa. Poi, portiere semi immobile. Sono accorto a lui. Bene. Via. Guardate il risultato. Siamo in vantaggio noi. O credi? Tira. Boom. Ancora o credi? 3-1. Buono, buono, buono. Iniziamo in maniera super questo secondo tempo. E lui? Di chi era lui? Via, hanno riaperto la partita. Ora, non che fosse giusto, però aspetto, entra uno, il 3-2 è più pericoloso. Vai, no! Cosa si è mangiato questa volta? Porca miseria, credi? Attenzione! Meno male, Aguilar non la fa entrare. Vai, ultimo cambio fra l'altro, belli, così a caso. Meno male, via, è finita. È stata una sofferente questa partita qua. Boh, soprattutto per il preso il 3-2. Non riuscivo ad andare avanti e anche se magari poi loro non concludevano, arrivavano sempre avanti porta. Via, meno male, vai. Meno male siamo tornati a vincere. Però di. Non si gioca, tra virgolette, bene come nelle partite degli altri video, insomma dei video precedenti. Terza partita, ma direi una partita molto molto importante. La giochiamo in casa contro il Luton Town, chiaramente, come vedete sono terzi loro, per via della sconfitta della prima partita ci hanno raggiunto un po', perché eravamo, se non sbaglio, a 7 punti, ora siamo solamente a 4 punti. Vabbè, sono sempre tanti, però non sono tantissimi. E quindi niente, anche loro vuol dire che stanno andando, stanno macinando punti. Quindi questa qua, oltre ad essere una partita importante dal punto di vista classifica, è anche una partita che può spezzare, tra virgolette, la loro serie positiva, no? Quindi niente, dovremmo veramente giocarcela al meglio e direi che bisogna anche vincerla. Sì, via, andiamo bene. Vai, Ugu, vai, tira! Ma no! No! Boia! Peccato, De! Che traversa t'ha preso! Vai! Te pigli la traversa, quindi col sbagliato e loro subito ti fanno invece il gol, quindi col subito. Vai, Ale! Vai, Ciccio Mitchell! Vai, Ugu! Ugu! 1-1 al 24esimo! Ci pensa lui a riequilibrare tutto. E andiamo. Buono. Buono, buono, buono. No. No. Aguilar. Mamma mia che parata, lì. Oh, per avere 65 ogni tanto mi sorprende, eh. Guarda. Vai, O'Grady. O'Grady. 2-1. Siamo in vantaggio noi. Allo scadere del primo tempo. Bello, di boia. Buona, buona. E passa a Caicedo e buttala dentro. Caicedo. 3-1 al 57esimo. Bella roba, di boia. Sospiro di sollievo, anche se chiaramente la partita non è assolutamente finita. C'è anche un cambio, vai. Rigore. È rigore netto. Proprio ha preso le gambe. Buono, vediamo un po' se riusciamo addirittura a fare il quarto gol. Intanto faccio l'ultimo cambio. Vai, che riposa anche tra virgolette un po' che siedo. Vediamo un po'. Oh, Ciccio Credi. Vai, borda Sherpa. Re manedi, vabbè, meno male vinco. E andiamo, e andiamo.
Nonostante tutto, una bella vittoria e, come già dissi prima di iniziare la partita, una vittoria molto importante. Bene, allora, dato che abbiamo vinto questa V e siamo a ben 7 punti dalla terza e 9 dalla quarta, magari la quarta fa playoff, no? Invece le prime tre vanno dirette. Io ho visto che mancano due partite per diciamo finire le partite appunto di gennaio, e dobbiamo giocare questa qua fuori contro Yeovil, che Yeovil più o meno a metà classifica, e poi giochiamo in casa contro Stevenage, squadra con la quale abbiamo già giocato in video precedente, ce l'avevamo fatto 6-0. Sì, classico calendario fatto a casa di FIFA. Io le vorrei simulare tutte e due, perché secondo me le posso vincere senza giocarle. Voglio vedere anche come si comporta la squadra da sola in trasferta, simulando la partita. Vediamo un po'. Eccoci. Ale, boia. 1-1, buono Ugu. Che lo pronuncio sì, ma magari si chiama Uguvu. No, perso 2-1. Si è perso. Porca miseria. Ho avuto troppa fiducia. In trasferta sembrerebbe che non ci siamo, almeno per il discorso simulare partite. Guardiamo invece come ci comportiamo con, diciamo, questi due nuovi difensori centrali, che poi nuovi non sono, tantomeno sono difensori centrali. E un po' invece in casa come ci comportiamo. Diamoci il 6-0 dell'andata, eh? Magari un video di rifallo, ma almeno non perdiamo, cerchiamo di vincere. A vedere, eh? Buono, Caicedo. Ugu. Dovrebbe andare sui binari giusti. Ugu 3-0. Vabbè, clicco qui, 4-0. Quindi sembrerebbe che in casa, ora ne controllo quelle prime della classifica, non lo so. Però in casa sembrerebbe che quasi quasi sempre riusciamo comunque a giocarcelo. Poi Asa, simulandola, si soffre parecchio. Come avete visto prima, addirittura si è perso. Allora, siamo arrivati a febbraio e purtroppo, come vi avevo detto, non è successo ma veramente niente per quanto riguarda il calciomercato. Cioè, a parte le, se non sbaglio, le due partenze di difensori centrali, comunque, vabbè, sono avvenute a gennaio perché si è aperto il calciomercato, ma in realtà le abbiamo vendute durante la prima fase del campionato. Per il resto non è successo niente, ma nemmeno offer qualche offerta per i nostri giocatori, niente. Infatti, purtroppo non ho preso nessuno. Che comunque quest'anno FIFA ha cambiato a livello di trattative, e diciamo è più completo e di conseguenza non è più, secondo me, semplice come nei precedenti anni, ecco. Quindi è più bello, ma allo stesso tempo più difficile. E per quanto mi riguarda, questa cosa non mi ha permesso di avere dei movimenti nel mercato, quello invernale, ecco. Insomma, detto questo, niente. Arrivo a conclusioni. Allora, dai, ci arriviamo. Diciamo che questo video, nonostante tutto, è andato abbastanza bene, perché comunque siamo sempre lì, però non siamo più primi, ecco. Non mi ricordo se nei precedenti video eravamo primi, comunque siamo stati primi, ma siamo tornati, tra virgolette, purtroppo nella stessa situazione di qualche mese fa o 2 mesi fa, credo, ovvero con il Mansfield primo a 5 punti da noi. Però noi stavolta, a differenza di quella volta là, siamo a 4 punti dalla terza, quindi non è male come cosa, e addirittura 8 punti dalla quarta. Quindi tutto sommato siamo messi bene. E le partite, beh, qui sono 46, ve le da fa, quindi è ancora molto molto lungo il campionato, sono sempre 16 partite da giocare. E quindi niente, poteva andare meglio, ma le cose potevano andare peggio. Quindi tutto sommato sono abbastanza contento. Se devo dare un voto, direi un 6,5 a questo mese e quindi di conseguenza a queste partite. E basta, guardiamo per curiosità, per concludere, quante partite ci sono, 5 partite e basta. Quindi, prima di lasciarvi, ricordo di mettere barra a fare se volete le solite tre cose, ovvero lasciate un bel mi piace al video se vi è piaciuto, condividetelo. E soprattutto iscrivetevi al canale, anzi, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò. E basta. Vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Via. Ciao, vi aspetto.